Rivoluzione in arrivo per Ostia Antica. Il Consiglio del decimo municipio ha approvato un ampio progetto di rilancio per la cittadina. Nell'ambito del programma del Campidoglio, la città dei 15 minuti. Previsto un nuovo assetto urbanistico per la zona del centro, tra il borgo medievale, il parco archeologico e l'area di via Arturo Evans. La risoluzione, a firma dei presidenti delle commissioni ambiente, urbanistica e mobilità, Scarfagna, Belmonte e Di Matteo, prevede la creazione di nuovi parcheggi pubblici, aree verdi, percorsi pedonali con il recupero di terreni oggi abbandonati e a rischio degrado. Siamo molto contenti perché su volere del municipio l'ambito della città dei 15 minuti è stata scelto Ostia Antica con delle importanti novità che saranno realizzate in particolare sull'area di via Evans. Attraverso un percorso partecipato si è subito messo in evidenza che la criticità maggiore per Ostia Antica è dovuta dalla mancanza di una viabilità sostenibile e quindi un progetto da portare avanti è quello della realizzazione di un parcheggio. Grazie al lavoro dei tre presidenti di commissione, Scarfagna, Belmonte e Di Matteo, è stato modificato il master plan inizialmente predisposto dal Campidoglio, con la creazione di un'area di sosta obbligatoria per i pullman turistici, che permetterà il passaggio dei visitatori diretti al parco archeologico attraverso il centro. Eliminata poi la deviazione del traffico pesante verso l'interno del centro abitato, inizialmente stabilita dagli uffici capitolini. Il documento che abbiamo votato giovedì scorso in aula municipale è un documento migliorativo del master plan, che è uno strumento urbanistico che fa parte del famoso progetto La città in 15 minuti. Le proposte sono state condivise con la cittadinanza, con la parte attiva, parlo della Prologo, parlo del comitato cittadino. Questo nuovo progetto ci sono delle aree parcheggio, ci sono dei nuovi parchi, delle nuove aree verdi attrezzate a disposizione della cittadinanza. Stiamo puntando molto su Ostia Antica, che consideriamo uno dei nostri gioielli del territorio. Abbiamo approvato la realizzazione di un parcheggio su un'area attualmente al degrado ambientale tra via dei Romagnoli e via del Mare, di fronte via Arturo Evans, perché questo è il nodo dolente di Ostia Antica da sempre, non avere parcheggi. E poi abbiamo eliminato la ZTL perché in questo contesto voleva dire una semi pedonalizzazione e quindi per quanto ci riguarda era sbagliata.